A Villabate si è svolta la decima edizione del Memorial Luigi Zarcone, il mezzofondista tra i più grandi rappresentanti dell'atletica leggera siciliana, è scomparso nel 2001. Luigi, la prima cosa che ha detto mentre correva insieme a lui, ha detto: "Tu sarai il mio erede". Io non ho parole quando lui ha detto queste parole, perché lui ha detto praticamente: "Tu sarai il mio capitano". Io ho detto: "Tu sei matto". Invece lui aveva ragione, non lo so perché, lui che cosa aveva visto in me. Luigi è stato grande nello sport, è stato grande come essere umano, Luigi è stata una grandissima persona, lui mi ha imparato tantissimo, mi ha fatto maturare insieme all'allenatore Polizzi, che praticamente è stato grande, praticamente. E credo che Luigi non si potrà mai dimenticare per quello che ci ha insegnato a tutti noi nello sport. Io sono E come dicevo a venuto Palermo, in ricordo di no, Luigi, prima di io. Quindi parla prima tu. anche perché l'ho fatta molti Io la altri voglio anni questa ringraziare gara, l'ho molto anche vinta, Palermo. e quindi ci tenevo ad esserci, qualsiasi sia il livello, non mi interessava sinceramente, l'importante per me era portare qua il mio nome e dare anche un po' di visibilità per i ragazzini, per i bambini che ne hanno veramente bisogno. Grazie a tutti i partecipanti che con la loro presenza onorano la memoria e il ricordo di Luigi Zarcone. Ma la cosa più bella è che Villabate risponde come non ha mai fatto. Questo è un segnale importante perché Villabate deve finalmente capire l'importanza di questo evento e soprattutto ricordare un grande concittadino che ha dato lustro a questo paese in ogni parte del mondo. I campioni hanno una dimensione mondiale, per cui è doveroso ricordarlo. Questa è la decima edizione, quindi è un'edizione molto importante, perché è una tappa significativa. Speriamo che dall'undicesima in poi questo memorial, alla memoria di Luigi, di questo grande campione, possa definitivamente decollare e quindi che l'amministrazione comunale di Villabate dia tutto l'apporto per la crescita e la svolta di questa competizione, che Villabate deve onorare perché va onorato e ricordato un cittadino come Luigi Zarcone, che è stato un grande campione della corsa.